Grazie a te. Sto bene, tutto bene. La gioia più grande di Tokyo, ce ne sono state tante. Per me personalmente è stato il momento in cui, finite le gare, ho abbracciato il mio allenatore e preparatore atletico per tutti gli infortuni prima preolimpici, quindi essere lì, poterli abbracciare, vedere che finalmente erano contenti, tutto quanto è stato per me uno dei momenti più belli. No, in realtà è stato bello anche poi quando sono andata da mio papà e dei miei fratelli, della mia squadra, è stato tutto molto bello. I momenti più belli di Tokyo sono stati, penso, due. Il primo è stato dopo la gara di qualifica, che era il primo turno, e dopo aver fatto il mio esercizio al corpo libero, che tra l'altro era l'ultimo attrezzo fatto bene dopo così tanti anni comunque di infortuni e questo percorso così difficile per arrivare a Tokyo, riuscire a realizzare al meglio in quel momento l'esercizio, veramente mi ha reso davvero felice e soddisfatta di me stessa. E l'altro più bello ovviamente è stato dopo la medaglia, il momento quando sono arrivata in aeroporto a Milano, che hanno fatto un bus per venirmi a prendere, e lì è stato molto bello ed emozionante, c'era tutta la mia famiglia. Beh, in realtà sì, perché il 1° aprile sono stata operata. Ho fatto tutto il mese in ospedale per appunto un'infezione a stafilococco, e poi è diventata osteomielite, stanno andando in sepsi, quindi mi stanno per amputare un altro pezzo di braccio a pochi giorni dall'Olimpiade. Quindi sì, ho pensato assolutamente che non sarebbe stato fattibile. La mia fortuna appunto è stata comunque la squadra che stava lavorando con me. Loro ci hanno creduto molto più di me in quel momento. Veramente lì abbiamo capito quanto fossero veramente indispensabili il ruolo di ognuno di loro. Beh, in realtà lavorando tanto, per superare queste cose comunque sì, non basta secondo me la testa, non è l'unica cosa, a me il fisico non c'era, la testa era così cos'ha. Devo dire che in quel momento appunto le persone intorno a me mi hanno veramente fatto capire quanto fosse importante riuscire ad andare avanti e quanto fosse importante il fatto che loro credevano in me molto più di quanto io credessi in me stessa in quel momento. Dopo la rottura del tendine pensavo di non potercela fare. Sono stata lontana dagli allenamenti per tanto tempo, però non volevo avere rimpianti, volevo riprovarci, piuttosto era meglio fallire che non provarci. Quindi sono tornata in palestra, mi sono allenata. Nonostante tutto questo, l'ultimo giorno, il giorno della finale, ho fatto tanta fatica per il dolore, ma non poteva essere quello a compromettere la mia gara. E poi ovviamente tutto il percorso è stato complicato, dalla rottura del tendine d'Achille quando è iniziato il percorso per Tokyo, fino a tutte le gare qualificanti, il Covid che mi ha interrotto tutte le tappe di qualificazione, fino ad arrivare a 3 settimane dalle Olimpiadi e avere l'ultimatum sull'ultima gara. Beh, sicuramente sarebbe bello. Beh, sarebbe figo, sarebbe assolutamente figo, anche perché è una di quelle sfigate insieme a me che si fa sempre male prima dei momenti importanti, quindi sì, magari ci vediamo nella stessa stanza d'ospedale e poi ripartiamo insieme. Oh, ciao, guardi, anche tu qua. E un'Olimpiade e Paralimpiade senza barriere me lo immagino di sicuro qualcosa di molto più grande, perché comunque sarebbe un sacco di atleti, quindi ci vorrebbe tipo il villaggio più grande del mondo. Sarebbe molto molto bello in realtà, proprio perché il movimento paralimpico sarà cresciuto ora del momento in cui ci sarà eventualmente un'Olimpiade e Paralimpiade senza barriere, quindi la quantità di atleti sarà diversa, il tipo di sport sarà diverso, sarà molto molto bello riuscire a collaborare insieme, sarà molto bello riuscire a fare squadra tutti insieme in qualche modo, e sarebbe un po' tipo il paradiso dello sport. Sinceramente qualche giorno fa ci stavo pensando al fatto se fosse possibile fare un'Olimpiade così tutti insieme. Sarebbe sicuramente bellissimo, chiaramente sarebbe difficile tutto da gestire perché penso che saremmo veramente in tanti. In realtà ho sempre creduto molto in quello che diceva Zanardi, diceva sempre: quando vedo che non ce la faccio più, sto arrivando quasi alla fine, cerco di farne ancora 5, che siano 5 secondi in più, che siano 5 ripetizioni, qualsiasi cosa 5. E quindi rosicando che voglio fare di più ancora, di solito faccio 10.
E facciamoci insegnare da Vanessa, qual è il suo mantra? No, io non ho nessun pensiero mantra o cose così. Allora, io non so se ci arrivo fisicamente. Te ci arrivi? Non lo so. Allora, non diciamo niente, esatto. Però ovviamente non siamo ancora vecchie. Esatto, non siamo ancora vecchie abbastanza, mettiamola così. A me chiaramente piacerebbe tantissimo, devo vedere pian piano come sto, comunque la strada è lunga. È vero che è più corta degli altri anni, soprattutto questi che da 4 sono diventati 5, però come ho sempre fatto, un passo per volta, e capirò come starò fisicamente, quale sarà la cosa più fattibile chiaramente. Vabbè, chiaramente ci vuole arrivare, ovviamente. Chi è che non ci vuole arrivare alla prossima? Per forza, per forza. Vabbè, poi noi a squadra abbiamo fatto bronzo a Rio, argento adesso a Tokyo, e quindi bisogna per forza arrivare là in qualche modo. Io ho iniziato da piccola con la ginnastica artistica. Ero la più pippa di tutte, e mentre gli altri facevano le ruote io facevo il salame che rotola praticamente. Quindi io la ginnastica l'ho abbandonata subito. Poi mi è servita la pallavolo per capire che mi facesse schifo pallavolo, per trovare la scherma. E da piccola un'altra cosa che volevo fare era rugby, però poi io non è andata, non ho fatto rugby. E mi piacerebbe un sacco, il mio sogno sarebbe fare pentathlon, così ci faccio tutto in qualche modo un pochettino. Te, sport? Io allora da piccola ho iniziato con danza, ma perché non c'erano corsi di ginnastica, e dopo una figuraccia nel saggio di fine anno che sono caduta rotolata in terra, in lacrime sono andata da mia mamma a dirgli io non volevo fare danza ma ginnastica, ero già decisa su quello che volevo fare. Però se non avessi fatto ginnastica, uno sport che mi è sempre piaciuto e mi affascina è il pattinaggio sul ghiaccio, anche se non so pattinare. Ma io non so cosa si dice a sto punto, però chiaramente un grossissimo in bocca al lupo glielo faccio e spero con tutta me stessa che possa andargli al meglio. Corri più forte che puoi e facci sognare. E start your impossible.